Com'è la situazione? La situazione è che sono arrivati anche oggi dei migranti, che in una struttura che non è idonea, quindi anch'io mi associo a quello che avete detto anche ieri sera, mi pare si chiami Focus la vostra trasmissione, Esatto. che quindi la stessa cosa che ha detto il sindaco di Montebelluna, che mandare, e l'ho fatto anche, l'ho scritto anche in un telegramma al prefetto di Venezia, mandare gente in quel modo è come mandare uno in un lager. Ma quindi è vero, La li hanno città. mandati praticamente di sorpresa, lei non lo sapeva? No, assolutamente no. Confermo quello che è successo a Montemelluna, è successo anche a me, anzi a me è successo di peggio, perché qualcuno sapeva che era Clamare, era potenzialmente ancora circa un mese fa, una delle località che potevano essere destinate, perché un privato aveva messo a disposizione un certo numero di immobili di una certa capienza, solo che la cooperativa che è stata incaricata dal prefetto ha dato l'assenso per questo immobile, se ne tenete conto che a fianco, sopra, dietro ci sono turisti che soggiornano, che hanno comprato l'appartamento, eccetera. Quindi adesso mi trovo a gestire una situazione emergenza perché sono arrivati addirittura prima di quando dovevano venire. Quindi l'immobile non è neanche stato predisposto, non averli messi per terra. Quanti sono in tutto? Da quello che risulta a me, attualmente dovrebbe essere poco più di 90, però so che stanno arrivando. Quello che io ho fatto un mese fa, quando ho sentito che un imprenditore che non è di Eraclea ma che ha proprietà Eraclea aveva messo a disposizione questi immobili, ho prima chiamato la prefettura, ho chiesto un appuntamento, non avendo ottenuto subito un appuntamento alla prima riunione utile, sono andato a parlare direttamente, sono stato là finché il prefetto mi ha dato parola nel suo ufficio, gli ho spiegato la località, già poche decine per una località che ha piccola, sono già troppi. E un immobile che mi hanno detto qual era, non è adatto perché è un immobile aperto, non è un immobile confinato, con mini appartamenti, non spazi ludici di ritrovo, eccetera. Non è adatto. Valutate questa cosa, altrimenti distruggete una località, il turismo di una località. Ha ritenuto che nell'emergenza quella era una location adatta, un posto adatto, e adesso mi ritrovo questi migranti.